Abbiamo già ascoltato una meravigliosa parola di Dio e mi è venuto da pensare a come le più grandi promesse di Dio siano nascoste, persino a volte in mezzo a concetti terreni che si riferiscono al futuro e alla condizione terrena di Israele. Ci viene detto che il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine fiorirà e fiorirà come la rosa, sarà in piena fioritura e gioirà, sì, con gioia e letizia. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron, che tutti vedano la gloria di Dio. E poi dice: Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: Siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Questo è ciò che molti non hanno compreso, che le promesse sono state riunite con la prima e la seconda venuta di Cristo nella parola profetica. E chi non riesce a distinguere tra questo e forse nemmeno tra le promesse per Israele e le promesse per la Chiesa farà sempre fatica a classificare tutto correttamente ma se Dio ci dà la grazia allora lo riconosceremo vedete Isaia capitolo 35 il versetto 5 si adempie nel ministero di Gesù allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Ma osservate cosa viene dopo: perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Una si è adempiuta in quel tempo, la seconda si sta adempiendo adesso. Eppure entrambi si trovano in un solo versetto. Continua dicendo, il terreno arido diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua. Nel riparo che accoglieva i sciacalli e così via. Questo riguarda il regno terreno. Ma guardate cosa dice ancora nel versetto 8. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Si potrebbe dire molto al riguardo. La parola profetica, e ora mi è venuto in mente di scrivere in merito all'Anticristo, e ci si dovrebbe quasi meravigliare di come entrambi siano velati nella Bibbia e allo stesso tempo rivelati nascosti ad alcuni, rivelati ad altri. Se si vogliono trovare le promesse su Cristo in tutto l'Antico Testamento bisogna fare un po' di fatica. Perché nel mezzo di un testo c'è improvvisamente un versetto che parla di Cristo. E le circostanze precedenti e successive possono non avere nulla a che fare con la promessa. È lo stesso per l'Anticristo: la gente lo cerca dappertutto, tranne dove si trova realmente. Per questo è necessario. Perché anche lui è così velato nella sua descrizione. A volte si deve tirare a indovinare, ma non troppo a lungo. Molto presto la descrizione si applica a lui da tutti i lati. E allora non resta che chiedersi, è appeso al muro, fa tic tac. Se cade, che cos'era? Qualcosa del genere. Se si legge la Bibbia in modo corretto, con occhi unti, con un cuore aperto, illuminati dallo Spirito Santo, allora si possono riconoscere anche le cose che sono velate. E penso quasi che due cose siano di straordinaria importanza. E sono proprio queste due cose che sono state portate avanti con difficoltà alla fine dei tempi. Una è la rivelazione di Gesù Cristo. La rivelazione di Gesù Cristo è stata nascosta nel corso dei secoli. Basta leggere la storia della Chiesa per rendersi conto che la principale disputa, quasi in tutti i concili e sinodi, era chi fosse veramente Cristo. La gente discuteva su questo perché non era il tempo della rivelazione. Ora chi vuole discutere lo faccia. Ma Dio ha un popolo al quale ha potuto rivelarsi sulla terra. E non c'è più alcun mistero, ma la soluzione, la risposta ci è stata data per grazia. Cristo era velato, ora è stato rivelato. Sappiamo chi è Gesù Cristo. L Io sono il Re dei Re, il Signore dei Signori. La parola si è fatta carne e ha abitato in mezzo a noi, Dio stesso rivelato in forma umana su questa terra. Ora il secondo è l'Anticristo, e vi dico già oggi che. Chi non riconosce Cristo non avrà modo di riconoscere l'anticristo. L'uno dipende dall'altro. Se il nemico vi oscura gli occhi per uno, vi oscurerà anche gli occhi per l'altro. Credetemi, lo vedrete. Il nemico è infatti riuscito a oscurare entrambi e a lasciare l'umanità all'oscuro di entrambi. Ma Dio sia ringraziato. Viviamo nei giorni in cui è piaciuto a Dio far conoscere ora il Suo consiglio, come lo ha rivelato ai suoi servi e profeti dall'inizio alla fine. Non stiamo discutendo su Cristo o sull'anticristo. Anche questa è stata una domanda del grande predicatore di Seul. Perché qualcuno mi ha detto che sosteneva che l'anticristo venisse dal Giappone. E allora gli ho posto direttamente la domanda. E lui mi ha risposto no, non sto dicendo questo, ma devi uscire da qualche parte, in un futuro prossimo, tra questi popoli europei. Gli ho detto, fratello mio, lui è seduto qua e là. Sapete, il mio nome è Frank, Franco è libero. Cosa posso farci? È la mia natura. Essere sempre così aperto. Non mi faccio scrupoli, mi faccio scrupoli su ciò che si nasconde sotto il cespuglio. E poi, naturalmente, mi ha guardato. E gli ho detto che è così e nient'altro. Ma di questo scriveremo più avanti. Sono grato a Dio dal profondo del mio cuore, che Egli ci ha guardato con benevolenza, e a persone sulla terra a cui rivelerà questi due misteri come molto preziosi e decisivi. Se non li ha già rivelati, lo farà comunque. E dico ancora una volta decisivi, non solo come una delle tante cose, ma come le cose principali. Cristo è il mistero di Dio rivelato. È la cosa principale nel regno divino l'anticristo, smascherare l'anticristo e mostrarlo realmente alla gente è altrettanto necessario quanto il primo, in modo che gli occhi delle persone possano essere aperti e possano arrivare alla conoscenza della verità. Non siamo abbastanza grati a Dio per il servitore profeta che ha mandato ai nostri giorni? E dovrò scrivere anche al riguardo. Alcuni di noi ricordano il periodo in cui è arrivata la televisione e si diceva, questa è l'immagine della bestia che può parlare. E ricorda ancora come la gente predicava al riguardo. No, la televisione è la televisione, non è l'immagine della bestia. Chiunque pensi che sia l'immagine della bestia non sa nemmeno cosa sia la bestia. E se si ha un'immagine bisogna prima avere la realtà. Se volete un'immagine di me dovete fotografarmi allora avrete una mia immagine, allora saprete esattamente come sono fatto. Si deve andare a fondo nelle cose, non solo parlarne, ma essere guidati dalla grazia di Dio. E ultimamente, come ho già detto, è il computer adesso. E la ragione sta in questo, che la televisione non poteva pensare da sola. Perciò non poteva essere quello. Ma il computer è già riconosciuto come dotato di capacità umane. Quindi può pensare se glielo su so insegna, no? Ed è per questo che deve esserlo. E che cos'è? Le persone vengono ingannate in modi strani, vengono condotte oltre la verità e pensano di aver ingoiato una grande conoscenza. E se salgono sulla bilancia devono piegarsi perché riescono a malapena a vedere oltre il gonfiore. Che cos'è? La conoscenza gonfia, almeno se non è affatto biblica. Ma la verità divina ci rende liberi e siamo grati di questo. Non ho avuto molto tempo per ascoltare i notiziari in questi giorni, ma ho ascoltato le notizie dal paese d'origine dell'uomo che ora sta girando il mondo. E non si direbbe... Quanto spesso la parola Santo Padre sia stata citata nei notiziari. È un po' dappertutto. Le notizie qui, nel nostro paese, sono un po' appropriate, non è vero? Si combinano espressioni. Che non sono generalmente offensive. E poi l'uomo che ha portato la notizia ha detto che siamo una nazione cattolica e polacca. Non solo una nazione polacca, ma prima di tutto una nazione cattolica. E poi è ricominciato. E poi. È arrivata di nuovo la notizia del Santo Padre. La parola di Dio dice, non chiamerete Padre nessuno sulla terra. Uno solo è il vostro Padre ed è in cielo. E quando pregate, pregate Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Non quello che avete in Polonia o altrove, ma quello che avete in cielo. Sono tutte parole del Signore. Ma anche i protestanti sono confusi. Hanno bevuto il vino della fornicazione di Babilonia. E come dice il profeta Geremia nel capitolo 51, hanno perso la testa e si sono smarriti. E poiché sono impazziti, vanno nell'errore. Spiritualmente non sono più sani di mente. Ma Dio ha mandato la sua parola per portarci al punto in cui possiamo discernere tutte queste cose. E vi dirò... Quando ne parlate con le persone, soprattutto con i predicatori, dicono che deve essere una capacità dell'uomo. Questo deve essere un uomo che può fare tutto questo e così via. E poi cercano questo superuomo, questo dominatore del mondo e non si rendono nemmeno conto che si presenta nel modo più elegante possibile e che tutti gli stanno già rendendo omaggio. Non lo sanno nemmeno e non sanno nemmeno che li ha ingannati tutti, ma Dio lo ha preannunciato nella sua parola. Ed è per questo che possiamo essere grati per ogni insegnamento. E per la chiamata, voi popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro. E ci stupiremo dei passi biblici che emergono quando queste cose vengono descritte. L'ora è giunta, siamo entrati nella fase finale. La venuta del Signore è vicina. Così come l'anticristo è all'opera e fa ciò che deve fare, anche Cristo è all'opera nella Chiesa. Egli si rivela, parla e vuole conquistare i nostri cuori per sé, affinché gli apparteniamo completamente. Lo scopo della nostra riunione non è solo quello di ascoltare la parola di Dio, ma di essere uniti a Dio sotto l'eggeare le della parola, di avere comunione con Dio attraverso lo Spirito Santo sotto la proclamazione della parola. Come mi ha detto oggi il nostro caro fratello Ernst Strauss Jr., lui ha detto quante volte Dio ci ha già parlato in questo luogo e noi possiamo dire la stessa cosa e non solo. Quante volte Dio ha operato, se ora sembra che tutto sia spento e secco, non preoccupatevi. Almeno noi non abbiamo scavato i nostri pozzi pieni di buchi, e non abbiamo riempito le cisterne con la nostra acqua. Ma aspettiamo che si apra la fonte di Dio, perché la fonte di Dio ha acqua in abbondanza. Per quelle che Sarebbero le nostre azioni? Un giorno la mascherata finirà, il carnevale finirà, tutti si toglieranno i costumi e si confronteranno con la realtà. Il nostro Dio ha sulla terra persone che rimangono normali nell'ambito terreno che rimangono normali nell'ambito spirituale, che sanno discernere la posta in gioco e che trovano e prendono il loro posto in Dio e nella Chiesa del Signore. Tornando al tema di ieri e seguendo la parola di Isaia, capitolo 35, leggiamo in Zaccaria capitolo 9 e vedrete come l'uno sia legato anche all'altro. Qui Zaccaria capitolo 9, nel versetto 9 c'è il noto passo. Esulta grandemente, o oh figlia di Sion. Manda grida di gioia, o oh figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso. Umile, in groppa a un asino, sopra un puledro di asina. Io farò sparire. I carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme e gli archi di guerra saranno annientati. Egli parlerà di pace alle nazioni. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Uno si riferisce alla prima venuta del Signore. Questa scrittura si è adempiuta quando il nostro Signore è entrato a Gerusalemme la domenica delle palme, cavalcando il puledro di un'asina. Ma che dire di Efraim e del carro e dei cavalli? E di Gerusalemme e di tutte le altre promesse? E qui parla addirittura dal fiume Eufrate fino ai confini della terra. Sapete, gli americani hanno idee che vanno oltre l'immaginabile. E poi, durante il mio viaggio, ho letto sulla rivista Times. Che l'America aveva deciso di investire diversi milioni di dollari per scavare nell'antica Babilonia, l'antica città di Babilonia sul fiume Eufrate, per riportare alla luce le rovine dell'antica Babilonia. E ho pensato: sì, di cosa si tratta? E il mio pensiero è andato alla nuova Babilonia. E mi sono detto, prima che abbiano dissotterrato le rovine della vecchia, la nuova sarà già in rovina. Ed è così. Ma milioni di dollari vengono spesi da milionari che vogliono farsi un nome e che possano dire sì ho trovato il Titanic oppure ho fatto scavare Babilonia cari viviamo negli ultimi giorni e la gente non sa più cosa fare un altro scrive che non paga più le tasse perché l'America sta producendo armi che poi porteranno alla battaglia di Armageddon. E allora ha detto "Non voglio contribuire a ciò e per questo non pago più le tasse". La gente non sa più cosa vuole e cosa deve fare. L'uomo si presenta davanti alla corte e legge loro da Apocalisse capitolo 16 che questa battaglia sta per accadere. Dice mi rifiuto di pagare le tasse perché questa battaglia è finanziata con i soldi delle nostre tasse. Cari, se fosse così, allora sarei favorevole. A un aumento delle tasse in modo che la battaglia avvenga molto presto e molto bene, con l'aiuto di Dio, perché così è stato detto nella parola di Dio. Che cos'è tutto questo fanatismo religioso? Dio ha fatto un piano e questo piano sta andando secondo i piani, che il suo nome sia lodato, nessuno può cambiarlo. Loro non conoscono il piano di salvezza di Dio, ma è scritto che Damasco sarà distrutta e sarà un cumulo di cenere. Allora direi, Signore, dai loro la fretta nei cuori affinché le cose vadano avanti rapidamente. Siamo arrivati alla fine dei tempi. Nessuno può pregare, Signore, impedisci questo o quello. No, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tutto ciò che Dio ha pianificato lo porterà a termine. E se già si dice che tutto deve essere congelato, la Bibbia dice che il giorno del Signore sta arrivando. E arderà come una fornace. In esso tutti i malvagi saranno come paglia e il giorno del Signore li divamperà. Allora la gente non può venire con i suoi slogan di pace, è tutto inutile. La Russia ride e si prende gioco e dice: Tu. Puoi fare il tuo, io farò il mio. Dio naturalmente ha già pianificato tutto. Ma la gente si rende conto che le cose gli sono sfuggite di mano. E perché? Perché sono sfuggite dalle mani di Dio. Ovunque le persone sfuggono dalle mani di Dio, le sue cose fuggono dalle mani degli uomini. Le persone sono sicure e protette solo finché sono nelle mani di Dio. E nel momento in cui non sono più nelle mani di Dio, tutto sfugge dalle loro mani, proprio come è sfuggito dalle mani di Dio. Ora, nello stesso capitolo, Zaccaria capitolo 9 versetto 11 si legge quanto a te Israele a causa del sangue del tuo patto io farò uscire i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua qui abbiamo di nuovo la parola del patto il patto che è stato fatto con il popolo di Dio attraverso il sangue sulla croce del Golgota. Nella parola di introduzione abbiamo sentito che la Via Santa è stata designata solo per il popolo del Signore e nessun estraneo o persona impura potrà percorrerla ma soltanto coloro che sono stati redenti dal Signore. La moltitudine acquistata con il sangue, con cui Dio ha fatto un patto sulla croce del Golgotha attraverso il sangue santo. E loro sono suoi per il tempo e per l'eternità. Queste persone cammineranno sulla via santa del nostro Dio, sul sentiero spianato e nulla potrà accadere loro. Ci saranno ostacoli a destra e a sinistra, ma Dio ci aiuterà a superare tutto. Nell'Antico Testamento, in Esodo, ci vengono dette alcune altre cose che dovremmo tenere a mente. Esodo, capitolo 34. Come sapete, questi due capitoli, 33 e 34, parlano della grazia di Dio. La parola grazia viene ripetuta più volte. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque volte solo negli ultimi due passi del capitolo 33. Poi continua qui, nel capitolo 34, dal versetto 6, e il Signore passò davanti a lui e gridò, il Signore il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse, ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi. Perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità. Potremmo pregare esattamente allo stesso modo oggi. Non è cambiato molto. Le persone sono rimaste come erano. L'unico cambiamento viene da Dio. Le persone sono le stesse nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Il cambiamento è venuto da Dio, in quanto non è stato un agnello a spargere il sangue, ma l'agnello di Dio. Non è stato sparso sangue animale, ma il sangue divino e santo. È da qui che viene la differenza, il cambiamento, non dal fatto che l'uomo sia diventato diverso di sua iniziativa. Se lo è diventato, allora è diventato più indifeso e più miserabile. Ma il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E sappiamo che non solo ha fatto la promessa, ma l'ha anche adempiuta. A motivo del patto di sangue libererò anche i vostri prigionieri e li condurrò fuori. Sì, lui ha fatto prigioniera la prigionia e ha dato doni agli uomini. Già nell'Antico Testamento ci sono gli annunci e le promesse. Di ciò che sarebbe stato dato e donato attraverso Gesù Cristo, il nostro Redentore. Qui nel versetto 10 si legge: E il Signore rispose: Ecco, io faccio un patto, farò meraviglie davanti a tutto il tuo popolo come non sono mai state fatte su tutta la terra, né in alcuna nazione. E tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi, vedrà l'opera del Signore. Perché quello che io sto per fare per mezzo di te è tremendo. Questa è una promessa meravigliosa e tra poco vedrete che cosa è importante e quali condizioni sono legate a questa promessa. Prendiamolo a cuore. Dio si rivelò a Mosè. Il popolo fu condotto fuori. L'unico popolo sulla terra che era stato scelto da Dio fin dai giorni di Abramo. E Dio disse, dove sulla terra un popolo che abbia udito la voce di Dio dal cielo e abbia visto la sua gloria? Dio ha iniziato con Abramo e a lui diede la promessa attraverso Isacco e poi attraverso Giacobbe e poi i patriarchi. E Dio era con coloro che erano sotto questa promessa divina e si è rivelato in mezzo a loro. Mosè parlò. E il Signore rispose. Il Signore rispose e Mosè parlò di nuovo. Dio parla al suo popolo. E credo che dobbiamo renderci conto che nelle predicazioni del fratello Branham percepiamo molti discorsi diretti di Dio che ci trafiggono il cuore. E dobbiamo dire che Dio ci sta parlando. Non è un segreto che fra tutti gli scritti profetici, qua e là, sono state date delle dichiarazioni chiave su Cristo che sono incorporate in un intero capitolo. Così alcune istruzioni e affermazioni divine possono essere nascoste nei sermoni del fratello Branham. Nel mezzo di un intero sermone ci sono alcune affermazioni di Dio che sono state rivolte a noi e si sentono ancora e ancora. Chi legge con attenzione chi legge in preghiera legge sempre di più da ciò. Abbiamo ascoltato alcune cose, ne abbiamo trascurate alcune, ne abbiamo trovate altre e altre ancora le abbiamo considerate meno importanti, ma è giunta l'ora. Dio ha parlato a Mosè, Mosè ha parlato con Dio. I profeti hanno stabilito il legame tra il popolo di Dio e Dio. In altre parole, Dio li ha usati come canali per far conoscere agli uomini la sua santa presenza sulla terra. Chi erano i profeti? Esteriormente, Elia e tutti gli altri erano persone come noi, ma dal momento in cui Dio parlò loro e la responsabilità divina, la forza di una chiamata divina entrò nella loro vita, non furono persone comuni, rimasero tali nell'ambito terreno ma nell'ambito spirituale erano uomini di Dio guidati dallo Spirito Santo e Dio parlava personalmente attraverso di loro. Qui dice e il Signore rispose, ecco io faccio un patto e con questo patto dice direttamente farò meraviglie davanti a tutto il tuo popolo, come non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Che Dio, che ci mostra questa stipulazione del patto, possa guardare con benevolenza il suo popolo e nel profondo mostrarci l'opera compiuta della Redenzione sulla croce del Golgotha affinché non continuiamo a lavorare alla nostra salvezza ma riconosciamo che Dio ha compiuto tutto in Cristo la riconciliazione il perdono la piena salvezza e la grazia ci sono state concesse per sempre. E quando abbiamo afferrato questo nella fede, allora il nostro spirito è libero. Allora l'oppressione interiore e il peso cessano. E allora possiamo dispiegarci come un fiore davanti al sole e possiamo lasciare che Dio regni. Finché siamo insoddisfatti di noi stessi ogni giorno e lo mettiamo in evidenza, sarà impossibile per Dio rivelarsi a noi. Non c'è nulla di male nell'essere insoddisfatti di noi stessi. Ma questa insoddisfazione dovrebbe durare solo un momento e non tormentarci e ostacolarci per ore durante la giornata. Paolo non tardava a fare i conti con queste cose. Anche se considerava l'aspetto esteriore come esistente, non si soffermava su questo, ma si concentrava su quello spirituale. Possiamo passare ancora più tempo a occuparci di noi stessi, di noi stessi e degli altri. E questo non porterà a nulla. Non faremo altro che trasferire sugli altri la nostra insicurezza e la nostra eventuale insoddisfazione. No, Dio ha fatto un patto eterno con noi. Tutte le nostre colpe e i nostri peccati sono stati posti su di lui. E come ho indicato ieri sera, quando la tromba suonava nell'anno del giubileo e le persone si rendevano conto che il giorno dell'espiazione era arrivato e tutti potevano uscire liberamente, non ritornavano dopo alcuni giorni come se la tromba non avesse suonato affatto, come se non ci fosse stato alcun anno di giubileo. Queste persone sarebbero state considerate spiritualmente fuori di senno se avessero continuato a ritornare e a comportarsi come se non ci fosse stato alcun anno di giubileo. Cari, che dire della Chiesa del Nuovo Testamento? Se già nell'Antico Testamento l'anno di Giubileo era stato proclamato sotto il sangue degli agnelli nel giorno dell'espiazione per decreto divino e le persone potevano uscire liberamente? Cosa c'è allora nel Nuovo Testamento? Il nostro Signore ha letto? Lo spirito del Signore è su di me per portare la buona novella ai poveri e per proclamare l'anno accettevole. Lutero ha tradotto per proclamare l'anno di grazia del Signore. Ecco di cosa si tratta. E allora ogni persona indebitata potrà uscire libera. E non avrà più bisogno di sprecare un solo pensiero sul suo debito. Non ha più bisogno di guardarsi indietro. Questi ritorna alle sue proprietà originali. Dobbiamo renderci conto di questo. L'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo non è una teoria ma un'esperienza divina che ognuno di noi deve sperimentare personalmente, qui, oggi, in questo luogo, e rendersi conto una volta per tutte che la tromba sta suonando, la tromba del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. Molti hanno ripetuto il passo biblico di Apocalisse, capitolo 10. Nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, secondo ciò che egli ha annunciato ai suoi servitori i profeti. Io vi chiedo, abbiamo compreso il suono della tromba divina e il relativo impatto di Dio sul suo popolo? Un uomo scende dal monte dopo che il Signore gli è apparso nella nuvola, sapendo quale opposizione avrebbe incontrato tra i credenti. E molto timidamente dice... Dio mi ha permesso di dirvi che vi ha perdonato. Quest'uomo di Dio era il più umile dai tempi di Mosè. Il Signore non ha forse detto a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Nell'annuncio del Vangelo risiede l'autorità divina per il perdono e la salvezza. E tutti coloro che l'accettano per fede ricevono ciò che è stato portato loro attraverso la proclamazione della parola. Volevo dire anche questo ieri sera. Noi non siamo una chiesa, non intendo dire ora come gruppo, ma mi rivolgo a tutta la chiesa del Dio vivente, ai membri del suo corpo, ai primogeniti che parteciperanno al rapimento. Non siamo amministratori di un patrimonio in bancarotta, ma amministratori delle verità divine restaurate che ci sono state concesse in questi ultimi giorni. Naturalmente la restaurazione non può avvenire da un giorno all'altro, ma deve essere preparata. E per questo è necessario che riconosciamo l'ordine divino e comprendiamo cosa significa restaurazione. Ancora una volta il pensiero a quando nell'Antico Testamento qualcuno doveva dare impegno ai suoi beni, quando si indebitava e poi... Arrivava l'anno del giubileo e allora ritornava alle sue proprietà originarie. Che valore ha il messaggio di restaurazione senza una restaurazione diretta? Sarebbe solo una nuova teoria. Ma Dio è sempre coerente con le sue parole e le sue azioni. Non vedrete mai le parole di Dio e le azioni di Dio in disaccordo. E quindi se Lui ha dato il messaggio di restaurazione, non dovrebbe dare allora la restaurazione? Non è forse Lui vincolato alla sua parola? La sua parola non prefigura forse come una promessa ciò che si è impegnato a fare? Questo possiamo crederlo con tutto il cuore. Quanti possono credere che Dio vive, che ha mandato un messaggio, che la tromba del pieno Vangelo sta suonando e che tutti i figli di Dio possono ritornare alla loro proprietà spirituale originale per la grazia del nostro Dio. Cari, ciò richiede un accordo interiore nel vostro cuore. Questo deve essere ripetuto più volte durante la predicazione. Sì, Signore, è così. Signore, io lo credo. Signore, ti ringrazio. Nella riunione si deve creare un'atmosfera divina sotto la proclamazione della parola e la guida dello Spirito Santo. E allora Dio raggiungerà il suo scopo e potrà rivelarsi di nuovo a noi. Ma se non comprendiamo le cose che sono state mostrate come ombre nell'Antico Testamento, allora passeremo accanto alla realtà nel Nuovo Testamento e fluttueremo in altri mondi, ma non in quello in cui dovremmo essere. Ma Dio ha guardato il suo popolo con benevolenza. Credo che non sia stato invano. Credo che Dio stia chiamando una sposa da tutte le lingue, popoli e nazioni. E che questa sposa sarà una sposa parola pienamente restaurata nelle cose divine e anche ripiena dell'amore di Dio. Mentre il coro cantava, lì si stringe la mano ai fratelli? Oh, ho pensato che se noi non ci stringiamo la mano qui, non ce la stringeremo nemmeno là. Deve iniziare qui. Nel vostro e nel mio cuore deve esserci l'amore di Dio che si è manifestato sul Golgotha, nel completo perdono e nella piena salvezza. Non solo laggiù, ma qui deve accadere per grazia. E il Signore ha risposto, ecco, io faccio un patto. Devo leggervelo da Apocalisse capitolo 10 versetto 1 dell'angelo del patto che scende? Dio ha un popolo del patto qui su questa terra. Ha il suo popolo del patto dell'Antico Testamento che rimarrà il suo popolo fino alla fine. E ha la Chiesa del Nuovo Testamento, persone che sono nate di nuovo, che hanno ricevuto la primogenitura. Leggiamo in Esodo capitolo 34, ora il versetto 19. Ogni primogenito è mio. E poi dal versetto 20... Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli. Secondo la legge, nell'Antico Testamento si poteva spezzare il collo all'asino se non si voleva riscattarlo. Non si poteva lasciarlo libero. O il collo dell'asino veniva spezzato oppure veniva riscattato dall'agnello. Una delle due cose. Se il padrone in questione non era disposto a riscattare l'asino, allora bisognava spezzargli il collo. Cari, questo è un ottimo suggerimento. Tutti noi saremmo andati in giro con le orecchie lunghe, ma Dio, il nostro Signore, ci ha guardato con benevolenza e l'agnello di Dio è stato ucciso per noi. Siamo stati redenti, ma subito dopo dice anche riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli. Questo non era facoltativo, c'era un imperativo divino dietro. I primogeniti dovevano essere riscattati. Tutti coloro che appartengono ai primogeniti sono stati riscattati. Secondo la sua stessa legge, Dio non aveva altra scelta che riscattare i primogeniti attraverso il sangue dell'agnello. Ma a questi primogeniti viene ora imposto qualcosa, come si legge nel versetto 25. Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me. E il sacrificio della festa di Pasqua non sarà serbato fino al mattino. Principalmente questo ammonimento, che seguiamo nell'ordine, prima di concludere. Dio fa un patto e promette di compiere miracoli e segni in mezzo al suo popolo, come mai era stato fatto prima su tutta la terra, tra tutti i popoli. Tutte le nazioni devono vedere che il popolo di Dio è in mezzo a loro e che vedono giustificata questa pretesa con dignità in mezzo a loro. La stipulazione del patto, l'annuncio di compiere miracoli, poi si tratta della redenzione dei primogeniti e poi il fatto che il sangue dei sacrifici non può essere offerto insieme al pane lievitato. Paolo ha detto nella Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 5, Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Israele doveva mangiare pane azzimo per sette giorni. E il fratello Branham ha detto che questi sette giorni erano un riferimento alle sette epoche della Chiesa. Ma ora, alla fine dei giorni, Dio ha fatto pulizia, Dio ha parlato, Dio ha fatto miracoli, Dio chiama fuori i primogeniti. E fa sapere loro, io vi ho riscattati, vi ho liberati, ho pagato il prezzo. Quando qualcuno porta qualcosa al banco dei pegni, così mi hanno detto, ciò si può riscattare pagando qualcosa. Tutti noi siamo stati riscattati tramite il sangue dell'agnello. E il nemico non ha più alcun diritto su di noi, non sulla nostra anima. Anche con Giobbe, che fu dato nelle mani del nemico, Dio disse, prendilo, ma non devi toccare la sua anima. Il nemico può colpirci in molti modi diversi, ma non può toccare la nostra anima e la vita divina è nell'anima. E per questo siamo grati a Dio con tutto il cuore. Il sangue è applicato. I primogeniti sentono il grido dell'angelo distruttore la morte la morte spirituale attraversa la terra ma la moltitudine acquistata con il sangue ricorda in questi giorni malvagi ciò che dio ha fatto attraverso il sangue dell'agnello lui ha fatto un patto eterno e il Signore non ha bisogno di offrire una seconda volta un sacrificio per i peccati. Sta scritto, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posta a sedere alla destra di Dio, aspettando soltanto che i suoi nemici siano ridotti a essere lo sgabello dei suoi piedi. Ma il suo sangue continua a parlare per noi. Non solo il passato è stato sistemato, ma il sangue dell'agnello è presente per tutti i primogeniti fino all'ultima ora della nostra vita. La chiesa del Dio vivente è sotto la copertura del sangue dell'agnello ed è stata inclusa in questo patto con Dio. Io farò un patto con voi, farò miracoli, i primogeniti saranno redenti e con il mio sangue... Non avrete pane lievitato. Cari, in tutti i risvegli il vecchio lievito è stato sempre ripreso. E al nostro fratello Branam è stato affidato il compito più difficile dai tempi del nostro Signore. Prendere posizione contro tutte le tradizioni, contro tutto ciò che è stato portato da Babilonia e proclamare la pura parola di Dio. E questo forse non è noto a tutti, ma gli ebrei che sono guidati principalmente dal Talmud, anche quando leggono la Torah o i profeti, la loro vita quotidiana è diretta e governata dal Talmud. E se vi documentate, potete vedere che il Talmud ha avuto origine durante la cattività babilonese. E se ci pensate... Le persone che Dio ha chiamato, a cui ha dato una parola santa, portano con loro il Talmud da Babilonia con tutti i suoi regolamenti e costumi e così via. Non è forse successa la stessa cosa con la Chiesa del Nuovo Testamento? Da dove vengono tutte le tradizioni che oggi vengono proclamate ovunque? Vengono dai giorni del Signore e dei profeti? Vengono dai giorni degli apostoli? Sono state portate dalla cattività babilonese, ma Dio si è ringraziato che ci dà la grazia di discernere chiaramente questo ora che la rivelazione di Gesù Cristo diventi così grande, così potente, così imponente da farci riconoscere tutto il resto nella luce divina e ringraziare il Signore per ciò che Egli ha fatto, perché davvero ha fatto grandi, molto, molto grandi cose per noi. Sembra che la maggior parte delle persone non se ne sia ancora resa conto. Spero che non vi passeremo accanto. Che Dio ci conceda la grazia. Questa parola di Dio deve compiere e compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Una volta il fratello Branham, dopo una riunione, mentre tornava a casa, ha posto la domanda: Cosa ne pensi? Il popolo comprende ciò che è stato predicato? Cari, questo è il tempo. Ora lo Spirito ci sta rivelando la parola che ci è stata lasciata. Ora lui ci sta guidando in tutta la verità. E oggi vi dico, se Dio riuscirà a stabilire questo ordine divino nel vostro e nel mio cuore, nelle nostre vite e a eliminare tutto il vecchio lievito, tutte le conoscenze, gli insegnamenti che sono stati tramandati, tutto ciò che proviene da Babilonia, non solo il battesimo, la deità, la cena del Signore, ma eliminare proprio tutto ciò che proviene da Babilonia e a diventare una nuova pasta di verità e sincerità, allora il sangue dell'agnello e la parola di Dio e lo spirito di Dio avranno pieno effetto nella nostra vita. Queste tre cose, il sangue, la parola e lo spirito, devono diventare efficaci in mezzo al popolo di Dio e la sua parola non tornerà a vuoto, compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. E a volte sento un po' di malinconia nel mio cuore per il fatto che il fratello Branham, che ha dovuto farsi carico di una sorte così pesante, giudicato male e rigettato come nessun altro, e dall'altro lato confermato e amato come nessun altro. Sapete, quando gli spiriti sono separati non c'è più spazio in mezzo. Sapete cosa voglio dire? Alcuni lo hanno rigettato completamente. E altri lo hanno accettato completamente. Coloro che pensano di poter camminare nel mezzo non potranno essere né di qua né di là, e fondamentalmente vorranno avere una parte in entrambi e tuttavia nessuno dei due è sempre certo. Una cosa è comunque certa per gli uomini. Ma beato l'uomo che prende la sua decisione per Dio e dice, Signore, tu hai parlato. Qualcuno potrebbe anche offendersi per la testimonianza che lui ha dato quando l'angelo che lo ha condotto nella gloria gli ha detto, tutti quelli che hai amato e che ti hanno amato, Dio te li ha dati qui. Oh, le persone pie direbbero che non è così importante. Se si ama solo il Signore Gesù, allora tutto è in ordine. Cari, l'ha detto il Signore stesso. Come potete amare Dio che non vedete se non amate il vostro fratello che vedete? Milioni di persone hanno amato Dio con le loro labbra, ma in realtà lo amano solo coloro che Lui ha amato e che sono suoi, che hanno ricevuto la primogenitura e che sono pronti a non mescolare più il vecchio lievito. Ma a credere la parola del Signore, così come ci è stata lasciata o consegnata e lasciata in eredità. Quanti sono pronti a incontrare veramente il Signore e a dire: Mio Dio, noi riconosciamo che dopo tutti questi anni, ci stai parlando in modo molto chiaro, molto personale e diretto. E aiutaci a capirlo, a rispondere a ciò e a metterci a tua disposizione. Il nostro Signore vede naturalmente nei nostri cuori e sa come lo intendiamo. Dio rivendica la sua schiera redenta. Il sangue dell'agnello è stato sparso. Il patto è stato fatto. Il sacrificio è stato compiuto. Siamo un'eredità del Signore come primogeniti che hanno ricevuto lo Spirito come primizie. Sul seme della parola, ora lo Spirito di Dio deve venire per far nascere questo seme e farlo fruttificare. Dio metterà in noi questo desiderio e poi lo soddisferà, sia lode al suo meraviglioso e glorioso nome. Amen.